Salutate a tutti. Ciao. Un bacio a tutto il mondo. Barone. Era musica, eh. Ora sarà finito, sono qua, 1 e 2. Che impugnava avanti. Stefano, i carabinieri qua. Stefano. Donato. La faccia sulla. Ha ha ha.
Francesco, allora la tigre che dice? La tigre è tutta sotto controllo. Meno male, la trovi bene, sì. Sempre uno della borghesia francese. Sì, eh. Guarda che si è simpatico, eh. Che sono simpatico, eh. Chi sei tu? Chi sei? Come ti chiami? Lorenzo. Bravo. Salvador! Salvador!
Perrino! Ciao! Ti dichiaro, bacio, 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 bacio
bacio, ma mancano un bacio a mia vita, dai un bacio a mia vita, ma studiare in quello. Ma mancano un bacio, non potete. Padre, ma tu sei anche sposato? Sì, io non sono sposato. Ma il matrimonio è stato gentilmente offerto da Alta Pa. Allora, sì, ma siamo voi due, quando lo sposate? Noi ci sposiamo l'anno prossimo ad aprile in Australia da Totonno, che saluto. Bravo. Ciao Totonno! Balliamo un attimo e poi ciniamo. Di Giocanasio e di Colombina. Passo la parola al prete di Sant'Andrea di Conti. Don Attilio Maurillo! La sposa è scomparsa, non vuole sposarsi più, ragazzi! La marcia nuziale, ragazzi! La marcia nuziale! Tu, Giaccanasio, vuoi prendere Colombina come tua sposa? Sì. Bravo! Sì,
Siete venuti senza costrizione all'altare? Diciamo di sì. Diciamo di sì. Tu, Colombina, vuoi Ciaccanaso come tuo spupo? Sì. Gianello. Io Ciaccanasio prendo te Colombina come mia sposa per amarti, onorarti per tutti i giorni della mia vita. Io Colombina prendo te Ciaccanasio come mio legittimo sposo in salute e malattia e finché morte non ci sarà. Chiaro, marito e moglie. Allora, io come cittadino di Santa Andrea di Conza auguro una buona festa e un bellissimo carnevale e un buon divertimento. Perché c'è anche un Donato di Guglielmo che non è niente male, cioè con quella sua spadina là, cioè. Però complimenti Giovanni, io dedicherei un applauso a questo Giovanni che è davvero un gran pezzo di... chi è la truccatrice? Un applauso alla truccatrice anonima. E comunque Giovanni, grazie, ciao. Però comunque è stata veramente una bella maschera. Poi un'altra maschera molto simpatica. A fatto uno, tu stai zitto, vai via, perché tu non ti sei fatto riconoscere. Anzi, io ti proporrei di tributare un premio, magari un panino gratis a chiunque riesca a smascherare il lupo. Secondo me è una cosa che si potrebbe fare. Però comunque io ringrazio tutti voi per essere stati qui presenti stasera. Anche... la festa non è ancora finita, ragazzi. Voi continuate a bere, mangiare, ballare insieme ai nostri cari amici qui. E comunque...